E ci siamo, Eurobike 2023, 1900 espositori da 62 paesi, il paese dei balocchi per noi biker. E qui vediamo gli award vinti. L'E1 12 di Pinion, quindi pinioni integrati nel corpo centrale, nel movimento centrale, ed è anche un'unità motore elettrica. Allora ragazzi, siamo qua da Pinion e c'è una coda immensa, come potete vedere, perché è il primo produttore di gearbox, di cambi integrati in una cassetta, ma adesso nel movimento centrale, i cambi integrati nel movimento centrale, ma adesso è anche elettrico, ha un motore elettrico, quindi le monta, e questo è il suo nuovo motore E112 sta per il numero di rapporti, c'è anche E19 9 rapporti. Però la maggior parte delle biciclette e le mountain bike che monteranno questo tipo di motore sono Simplon, Simplon, Rothfield, e l'altro era Bulls. Ed eccolo qua, il pigno che abbiamo trovato ieri lo troviamo anche su questa Simplon in mountain bike elettrica, con 12 pignoni incorporati, con una capacità di batteria di 1430 watt-ora. Vediamo nuovi numeri, nuove funzionalità, nuove novità. Vabbè, però c'è da dire che la batteria è da 960 in taglia L, estendibile a 470 con un supporto esterno, per un range totale di 1430. E però qua andate in giro per 3 giorni con la e-bike, sistema cinghia, la catena sparita. Sarebbe da provare sul fango intenso, come si comporterà questo sistema cinghia? È una cosa da scoprire, da testare, accidenti. Ma la vera novità è, guardate signori e signori, il Pinion, anche lui prende sempre più piede. Qua abbiamo le 1.12 velocità, quello che abbiamo provato ieri, quello che cambia anche da solo, non c'è più la catena, abbiamo una cinghia, batteria da 720, 150 mm di escursione, quindi è una all mountain. Quindi ci sono già delle mountain bike che usano questo sistema, probabilmente il futuro, staremo a vedere, andiamo a provarlo. Sei pronto? Sì. Vai. Che figata. Tra l'altro è molto silenzioso questo motore. Devo capire un attimo come si cambia io, perché non ho ancora capito. Ci sei? Sì, ci sono. Come si cambia qua? Non lo so, però è silenzioso, eh? Ah, silenzioso, silenzioso. Vero che è silenzioso? Ecco, c'è il pulsantino qua, sopra. Tu c'hai sopra, no? Walking area. So what I should do? Come back? No, walk. Di qua c'è il capannone che è con la salita. We have to walk. Bello il display, Pier? Il display è bello, sì. Guarda che roba, sembra... è un telefono. Però abbiamo due display diversi, eh. Io ce l'ho un po' più piccolo. Il mio è più bello. Tu è più grosso. Allora, io ho questo display qui. Qui posso regolare l'intensità del motore. Quindi in questo caso fly è massimo. Poi flex, flow, eco, oppure spegnerlo. Segniamo il fly. E qui c'è il rapporto. Io c'ho anche la luce integrata. Tu c'hai la luce? Sì, c'ho anche io la luce. Ma che canaglia. E il rapporto? In effetti si accende e si spegne. E c'è anche il rapporto, il numero dei rapporti, o no? Sì. Flex, eco, flow, flex e fly. Andiamo in modalità fly? Andiamo in modalità fly. Namo. Yeah. Peccato che c'ho la sella bassa. In modalità fly, però devo cambiare anche il rapporto. Ah, adesso mi ci trovo. Ostia. Dove sei? Velocità smodata. Piano. Piano. Anche qua piano. È già staccato. Velocità smodata. Che la miseria se spinge. Sono 85 newton metro di coppia e si sentono. Allora, sentiamo la rumorosità. Attenzione, ci ha superato lo sprint. Adesso velocità fly smodata.
velocità smodata. Mia, ma tu che cosa, che rapporto c'hai? C'ho il 12, infatti il 12 è... Vabbè, ma te, ma cambia, mio mio. Il 12 è veramente lungo come rapporto, infatti la percentuale tra il rapporto più piccolo e quello più grande è del 600%, quindi è come avere un 10-60. Poi, ma cosa c'è? Normale. L'autoshift qua. Ma c'è l'autoshift? È come avere un 10-60 praticamente, come cassetta. 600%. Il 12, quello più lungo, è veramente lungo da spingere, cioè... Appena si va oltre 25 poi diventa negativa. Si spinge sto motore, raga. È bella. Col 12 starò andando 40 pedate al minuto. Occhio al cagno, Pier, che ti impasti. Com'è la sensazione? Non è male, eh? Sì, sì, sì. Ma c'è un cambio automatico, vero? Ha cambiato automaticamente o sbaglio? Ma sai che mi sembrava anche a me? Sì, sì, ha cambiato automaticamente. C'è l'autoshift, è il free shift. C'è una sorta di... Non lo sapevo questa cosa. Cioè, io sono sull'11, se non pedalo cosa fa? È passato sul 10, 9, eh sì, 8, sì, sì, 7. Questi hanno introdotto l'autoshift e il free shift con Shimano? Praticamente smettendo di pedalare per un po' il rapporto scende. Sì, eh? Guarda, 6, 5. Così almeno uno quando poi deve ripartire ha già il rapporto più agile, no? Stiamo provando diverse tecnologie tutte in una e devo dire che sono strabilianti, perché qua abbiamo un sistema inglobato al movimento centrale, la Pinion, il famoso sistema Pinion, che ha introdotto il suo nuovo motore elettrico e con un sistema anche di free shift e auto shift, no, più che altro auto shift, perché se io smetto di pedalare questo cambia da solo. Sì. Ed è, e sale ed anche è... tra l'altro a me è anche salito adesso. Davvero? Da solo. Sì, sì. Se uno è capace di usarlo sfrutta benissimo questo, una volta che uno ci fa l'abitudine può sfruttare benissimo questa caratteristica. Non è rumorosissimo come sistema e poi il vantaggio è che è tutto racchiuso e oliato perfettamente. Manutenzione veramente minima, giusto? Cioè qua che manutenzione fai? Oltre a mettere l'olio all'interno della cassa, come si chiama? C'è una manutenzione programmata e basta. Ogni anno cambi l'olio e via, però non devi fare manutenzione per la pulizia della catena, perché qua è un sistema cinghia. Anche perché non ce l'abbiamo la catena, abbiamo la sistema cinghia, no? E ripeto, alcune mountain bike già lo montano. Sarà questo il futuro? Ragazzi, staremo a vedere. Anche quando si è imbottigliati nel traffico cambia automaticamente, quindi. È vero, guardate. Si può anche guidare solo con una mano. Ragazzi, questo probabilmente è la novità spaziale dell'anno. Pinion ha vinto la World, ragazzi. Vedete? E questo è il futuro, ragazzi. Gold Award, il Pinion. Ha fatto man bassa di premi. Questo motore con i pignoni incorporati, tutto dentro, non si sporca nulla, non ha bisogno di manutenzione. Questo sta spaccando. E c'era anche il free shift, niambola. Ci dicevano che era 7 anni che lavoravano al progetto, eh? 7 anni. Per il primo concetto in assoluto che racchiude tante nuove idee e tecnologie in una. Motore un po' grandicello, perché proprio ingloba anche il cambio. Diceva che il peso di tutto il sistema è di 4 kg, neanche tanto. Cioè io questo qua me lo voglio pappare, guarda, guarda come me l'ho fatto. Caro mio, sono più veloce di... No, sale anche. Winning. Ragazzi, winning. Sale anche. Io adesso metto quello più corto. Che figata, ragazzi. E questi sbaraccano tutti.